Cari amici di YouTube, bentornati e bentrovati sul mio canale. Oggi siamo qua per un nuovo video interattivo. La domanda che andremo a fare è perché una persona è sparita improvvisamente e se ci ricercherà. Quindi andremo ad utilizzare due mazzi. Faremo quindi, diciamo, tre mazzetti con le sibille della vera sibilla. Quindi andremo a rispondere alla prima domanda, cioè indagare il perché questa persona possa essere sparita. E poi andremo a fare con il mio oracolo, l'oracolo di Cleodice, la domanda se ci ricercherà. Ok, quindi andiamo ora innanzitutto a prendere il primo mazzo. Prima di fare questo, però, prima di fare tre mazzetti, voglio ricordarvi che è sempre disponibile la domanda gratuita. Chiedo sempre un po' di pazienza, soprattutto se mandate i messaggi su WhatsApp. Purtroppo capita che qualcosa mi sfugga e soprattutto a volte scrivete veramente tantissimi messaggi, quindi mi si serve un po' di tempo poi per riuscire a smaltirli tutti. Vi ricordo quindi che la domanda gratuita può essere inviata preferibilmente tramite email all'indirizzo che vedete scritto sotto. Se non riuscite a mandarla tramite email, potete utilizzare anche WhatsApp e al numero che ovviamente sempre trovate sotto. Vi ricordo che potete visitare il mio sito, che è www.cartomantecleodice.it. Mi potete seguire su Facebook e su Instagram e mi trovate come Le Carte di Cleodice. Vi lascio comunque tutti quanti i riferimenti sotto nelle informazioni. Bene, poi per qualsiasi cosa scrivetemi in privato, insomma, se qualcosa non è chiaro e vi risponderò. Allora, mescoliamo le carte e andiamo a vedere come mai questa persona è sparita all'improvviso. Facciamo tre mazzetti, tre varianti, e quindi abbiamo il cristallo rosa, il cristallo azzurro e il cristallo arancio. Allora, prima variante cristallo rosa, seconda variante cristallo azzurro, terza variante cristallo arancio. Queste le prendiamo di volta in volta, faremo una piccolissima stesura per la seconda domanda. Ok? Andiamo adesso innanzitutto a fare la lettura della prima variante, quindi cristallo rosa. E andiamo a vedere perché ho scelto questa variante, perché questa persona è sparita all'improvviso. Allora, diciamo questo, innanzitutto le carte dicono che qui non è una questione di sentimento, perché le carte dicono che in realtà questa persona prova un sentimento nei vostri confronti e anzi sembra anche che in qualche modo questa persona stia soffrendo, diciamo, rispetto a questa sua sparizione. Tuttavia, le carte dicono che molto probabilmente il motivo per cui questa persona si è comportata in questa maniera con voi è dovuta a la superficialità con cui non deve essere stato o stata del tutto sincero o sincera con voi. Diciamo che probabilmente questa persona inizialmente non si è posta il problema di quello che magari vi andava a dire o a raccontare, o ha omesso delle informazioni importanti. O vi ha proprio mentito su alcuni aspetti della sua vita, su alcune situazioni, eccetera. E questo ha creato una situazione di difficoltà ad un certo punto, che sicuramente poi si va a scontrare con la presenza comunque di un sentimento che comunque c'è, che comunque è effettivo, ok? Cosa vi dicono le carte? Vi dicono che comunque evidentemente ci sono in questo momento delle problematiche da parte sua a dirvi,
che ne so, per dire, adesso faccio un esempio molto, molto banale e molto stupido, non me ne vogliate. Mi è capitata una volta, ovviamente senza, no, come dire, menzionare nessuno, che una persona mi chiamò e mi disse: guarda, ho mentito scrupolosamente su quella che è la mia età, su quello che è il mio lavoro, su quella che è la mia vita, diciamo, del quotidiano con una persona che ho conosciuto. Adesso mi sono accorta che questa persona mi sta piacendo oltre quello che avevo messo in conto e non so più come fare per dirgli che comunque mi sono posta in maniera un po' falsa, diciamo un po' bugiata, perché comunque gli ho detto che abitavo in un posto invece abito in un altro, gli ho detto che facevo un lavoro invece che ho fatto in un altro. Si è, diciamo, si era posta, questa persona si era posta diciamo raccontando una realtà di se stessa un po' diversa da quella che era la verità. Poi, nel momento in cui si è resa conto che evidentemente c'era un interesse che andava un po' oltre, no? Quello che era il programma, diciamo così, si è trovata comunque in difficoltà rispetto al dover poi svelare, no? Le cose come effettivamente stanno. Ora, ovviamente questo è un esempio che non è detto assolutamente che sia questo il caso, perché magari in questo caso la bugia può sicuramente essere assolutamente legata ad altro. Ho fatto solo un esempio. Però quello che volevo farvi capire è che probabilmente questa persona, peccando di leggerezza, appunto, cioè non rendendosi conto, no, della portata, diciamo, delle sue bugie o delle sue omissioni, cioè che ad un certo punto avrebbe dovuto fare i conti con queste bugie, con queste omissioni, ha peccato appunto di leggerezza e quindi ha detto delle cose che non corrispondono alla verità. E quindi in questo momento diciamo, l'unica soluzione, no, è darsi alla macchia, come si suol dire, quindi fuggire e sparire all'improvviso senza dare tante spiegazioni, proprio perché le spiegazioni, cioè, coinciderebbero con un dover confessare, insomma, una cosa che sicuramente mette un po' in difficoltà. Però appunto, come vi dicevo, questa condizione che si è andata a verificare ora è una condizione che comunque produce uno stato d'animo sicuramente non positivo. Ora andiamo a vedere con l'oracolo se questa persona comunque vi ricercherà, cioè, si rifarà vivo o viva. Qui nel taglio è uscita la carta della leggerezza che torna e con la carta della pazienza e dell'attesa, quindi significa che probabilmente ci vorrà un pochino di tempo prima che questa persona possa effettivamente andare a, come dire, ricontattarvi. Diciamo che probabilmente per adesso questa persona farà un po' fatica. Quindi, allora, diciamo che c'è questa carta centrale che mi dà l'idea di una riconciliazione in qualche modo, anche se ecco, è probabile che le bugie che vi ha detto riguardino comunque il passato, in questo caso, che quindi adesso ci siano degli ostacoli per riproporsi in maniera sincera nei vostri confronti, ma questa carta centrale mi dà sicuramente conferma dell'attesa che è riuscita nel taglio, però mi fa pensare che forse, quindi vi ricercherà. Diciamo che è molto probabile di sì, ma non subito, ecco, per rispondere in maniera sintetica alla domanda. Bene, andiamo ora a vedere invece quali motivazioni hanno fatto sparire all'improvviso la persona per chi ha scelto il cristallo azzurro. Allora, qui siamo, diciamo, in una dimensione assolutamente diversa, cioè nel senso che le carte qui ci danno a capire che questa persona probabilmente ha in questo momento proprio altri pensieri e altre preoccupazioni per la testa. Ora, è chiaro,
non è una giustificazione ad un comportamento che comunque sicuramente è riprovevole, perché comunque sparire all'improvviso senza dare spiegazioni sicuramente non è una cosa di cui andare fieri. Tuttavia, le carte dicono che questa persona ha dei problemi probabilmente in casa o in un ambito, diciamo, di situazione economica. Ci sono state delle situazioni, degli eventi, anche abbastanza recenti, da quello che vedo qua, che probabilmente hanno, come dire, creato comunque un momento di difficoltà e soprattutto la necessità, diciamo, che questa persona raccolga un po', le idee, che raccolga, diciamo, le sue energie e che si vada comunque appunto a concentrare su queste problematiche. Quindi è questo, diciamo, sostanzialmente il motivo della sua sparizione, cioè non sembra una sparizione strettamente connessa con voi o con qualcosa che riguarda voi. Andiamo adesso a vedere se vi ricercherà. Allora, qui c'è la carta del ritorno già, ve la faccio vedere nel taglio, quindi già questo, diciamo, ci fa sicuramente ben sperare sul fatto che questa persona si possa, diciamo, come dire, riavvicinare a voi, ok? Cioè nel senso che comunque già questa carta in qualche modo è di per sé un sì. Esce poi la carta della malinconia, il che significa comunque che cioè, comunque, nonostante si stia comunque impegnando, no, in questo problema, in questa situazione, in questa comunque problematica che comunque può essere giunta, ok, nella sua vita, comunque sente sicuramente la vostra mancanza. Io spero che la vediate. Ecco, poi esce comunque la carta della sincronicità, che significa che ci saranno comunque degli eventi che gli permetteranno di far un po' allineare tutto. E infine c'è riuscita. Quindi sì, assolutamente sì, le carte dicono che questa persona vi ricercherà proprio perché gli mancate. Quindi andrà a creare o predisporre degli eventi che gli permetteranno comunque anche di spiegarvi. Diciamo che già questa carta finale comunque mi dava un po' l'idea del volervi spiegare. Ecco, scusate, non ve l'ho detto prima, però comunque sia, a me, ecco, tutto questo dà l'idea che in qualche modo questa persona non solo vi ricontatti, ma comunque vi vada anche a motivare, no? La spiegazione, cioè, scusatemi, la sua sparizione. Quindi è sparito magari all'improvviso senza dare spiegazioni, ma poi nel riconnettervi con voi, con riconnettersi, scusatemi, con voi, vi darà, diciamo, le spiegazioni dovute rispetto alla sua sparizione. Ok, bene. Andiamo infine a vedere la terza variante, quindi il cristallo arancio. Vediamo perché questa persona è sparita all'improvviso. Allora, le carte dicono che molto probabilmente qui ci sono delle dinamiche un po' complicate rispetto ad altre situazioni, ad altre relazioni che possono essere relazioni presenti o relazioni finite, ma che comunque in qualche modo possono avere ancora un valore o comunque un legame, diciamo, allo stato attuale delle cose. Cioè, le case cosa dicono? Le carte cosa dicono? Dicono che è un allontanamento temporaneo, che questa persona, ha avuto qualche situazione che comunque lo ha un po' costretto ad allontanarsi, probabilmente perché, ripeto, è una persona non del tutto libera, cioè o non è libera o non è del tutto libera o non è ancora libera del tutto, diciamo così, nel senso che magari può essere anche una persona che si è separata, che si è lasciata, ma magari ci sono ancora alcuni strascichi e quindi, insomma, forse ha fatto dei passi prematuri o forse comunque ha avuto dei problemi con l'altra persona. Insomma, diciamo che, ecco, ci sono delle questioni che vanno risolte. Fermo restando che è chiaro, nessuno vuole, come dire, giustificare, no, un comportamento del genere, perché è sempre comunque assolutamente inadeguato.
Oh, questa persona vi ricercherà. Via. Allora, qui ci sono delle questioni, appunto, che c'è di nuovo la presenza di un'altra persona, c'è anche comunque la carta degli interessi, quindi comunque sicuramente questa persona ha delle situazioni da risolvere, quindi evidentemente ci sono dei rapporti comunque con quest'altra persona con la quale forse non ha chiuso definitivamente o comunque, no? Diciamo, ci sono ancora delle questioni che vanno un attimino sistemate. Allora, c'è una situazione sicuramente di orgoglio, c'è una situazione sicuramente di, diciamo, probabilmente non volontà comunque di essere troppo, come dire, espliciti anche comunque, secondo me, nel raccontare e nell'ammettere anche comunque i propri, come dire, i propri errori. Però ecco, la carta della riuscita e la carta del viaggio e del cambiamento, che comunque io vedo, cioè, a mia interpretazione, visto che questi sono, è il mio oracolo, quindi diciamo sono io che ho assegnato poi, al di là di quelli scritti, i significati a queste carte, vi dico che questa carta io la interpreto, l'ho concepita come una carta che porta anche proprio un movimento, un'azione, un'iniziativa da parte di una persona verso qualcun'altra. Quindi vi ricontatterà, ma non solo, le carte dicono che probabilmente sarà appunto un mettere da parte l'orgoglio che inizialmente crea blocco, quindi potrebbe creare del ritardo, ma ecco, è un ricontattarvi, diciamo, nell'ottica proprio di mettere in atto anche un cambiamento di comportamento. Quindi io ci vedo qua una situazione che grazie a questo ricontatto, comunque migliora lo stato delle cose. Cioè, questa è una carta, soprattutto, ecco, abbinata alla carta numero 32, questa coppia qua è una carta comunque che porta sicuramente una situazione, diciamo, di grande miglioramento, di crescita, anche proprio nei rapporti, questo, soprattutto questa accoppiata, insomma. Quindi sì, vi ricontatterà e diciamo che sicuramente lo farà nell'ottica comunque di rimediare, diciamo così, a quelli che sono stati i suoi errori, ok? Bene, io ho terminato questa lettura, spero che il video vi sia in qualche maniera, ecco, come dire, servito a chiarirvi qualche dubbio. Naturalmente se avete delle richieste per dei video interattivo potete sempre scrivermi ai contatti che appunto vi ho lasciato all'inizio del video o comunque che trovate anche sotto in descrizione. Sono sempre disponibile, diciamo, a metterli in lista, i vostri contenuti, insomma, le vostre proposte. Quindi non mi resta che ringraziarvi naturalmente per avermi ascoltata e guardata fino a qua. Mettete il like se il video vi è piaciuto. Io vi mando un grandissimo abbraccio, un grandissimo bacio e vi auguro un buon proseguimento di giornata, dandovi naturalmente appuntamento al prossimo video. A presto!